Fatto Ok. benissimo. Quindi l'obiettivo dell'incontro di oggi, lo ripeto, è questo, insomma, fare il punto sulla situazione della riforma dell'istruzione professionale per l'istruzione agraria ed elaborare richieste, proposte migliorative rispetto all'attuazione. Chiaramente parleremo anche qualcosa sul futuro. Come è organizzato l'incontro? È previsto un primo intervento di Pivotti che ci farà un riassunto sullo stato dell'arte della riforma. Era previsto un intervento della presidente Denisa Marini che ci avrebbe dato un contributo, una valutazione, che mi dice che ha dei problemi, mi pare anche di emergenza consistenti. C'è con noi sono un membro del direttivo Renisa anch'io, però c'è anche con noi il membro del direttivo Renisa, Antonella Gelmini, a cui dopo la mia conclusione introduttiva chiederei di dare un saluto. Intervento di pivot, a questo punto vedremo il video. Che abbiamo prodotto, che rappresenta un po' una sintesi delle cose che abbiamo fatto, nella parte centrale dell'incontro è previsto gli interventi prevalentemente dei dirigenti scolastici. In priorità mettiamo i dirigenti scolastici, poi insomma vedremo come. Che potranno quindi dare il loro contributo, dire la loro. Concluderà l'intervento la dottoressa Bonanni del Ministero. Voi sapete che il nostro riferimento è cambiato, il dottor Proietti è andato in altra amministrazione, facciamo auguri di buon lavoro, e il sostituto che si è insediato non da molto ha detto che sarà con noi in uno dei prossimi appuntamenti. Non può esserci in questo specifico. Vedo che si è appena collegata la dottoressa Bonanni, ben arrivata. Per lei riassumo in 30 secondi quello che ho detto. La prima parte dell'incontro è previsto una serie di contributi per dire a che punto siamo con la riforma nell'istruzione professionale agraria, poi sono previsti gli interventi prevalentemente di dirigenti scolastici collegati su questo aspetto e le chiederemo di concludere un po' lei rispetto per dire anche alcune sue valutazioni su quello che stiamo facendo e su quale direzione anche intraprendere rispetto alle attività future. Luca, ti darei a te in mano tutta la gestione anche della tempistica e con il primo intervento. Direi Antonella, se Antonella Gelmini per Renisa vuole fare un saluto, ben venga prima di. Se vuole anche dire cosa ne pensa della riforma istruzione Sì, professionale, ben venga, visto che ha anche due, degli ti istituti ringrazio professionali. Ezio. Ma sì, un saluto velocissimo, come dicevamo prima, il direttivo può essere benissimo rappresentato anche da te. Comunque, porto volentieri i saluti della collega Patrizia e di Augusto Belluzzo, vicepresidente, che anche lui aveva delle difficoltà a collegarsi. Credo che il tema sia un tema che in questi 4 anni ormai è stato molto sviscerato, ma comunque è ancora un tema che ha una grande importanza e forse ancora anche qualche difficoltà applicativa da parte di tutti noi per quelle che sono proprio le parti più operative, no? Specialmente adesso arrivando verso la fine del percorso. Siamo ormai al quarto anno, quindi il prossimo anno avremo anche l'esame di Stato, che è una tematica assolutamente importante. Credo che sia altrettanto importante sottolineare come in questi 4 anni abbiamo comunque fatto rete, pur con le difficoltà legate all'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, e quindi
ci siamo comunque continuamente confrontati, sia grazie al supporto vostro come rete di accompagnamento, sia grazie anche ad altri tipi di confronti che magari ogni tanto tra noi abbiamo fatto. Quindi, ringrazio innanzitutto la rete delle misure di accompagnamento a nome della rete nazionale, scusate il gioco di parole, e viceversa, credo. Quindi, auguro comunque un buon proseguimento, di questo lavoro a tutti noi, perché è stata davvero e ancora in corso una rivoluzione in questo senso, con i suoi pro e i suoi contro, che speriamo che comunque possa trovare anche una certa stabilità, perché insomma, ci sono alcuni magari correttivi da apportare, ma abbiamo fatto tanto lavoro che credo che adesso possa solo migliorare. Quindi grazie Ezio e ai tuoi collaboratori, per quanto stiamo facendo, e buona prosecuzione di questo convegno, di questo seminario, Grazie. chiamiamolo così, conferenza. Grazie Antonella, grazie.